in piazza Paleocopa di fronte al monumento a Pietro Paleocopa. E abbiamo qui con noi il direttore della IUC, International University College of Turin, il dottor Giuseppe Mastruzzo, e alle sue spalle, non sue di Giuseppe ma della statua di Pietro, abbiamo la prestigiosa sede della IUC che andremo a visitare a breve. Se ci puoi raccontare il paragone così comparativo tra Pietro e l'altra statua. Ci sono due piazzette Lagrange laterali che diciamo fanno da pandan alla piazza principale di Porta Nuova, che si chiama Piazza Carlo Felice. Sono due piazze che vengono organizzate e costruite negli anni 1830. L'una è dedicata ad un famoso scienziato del XVIII secolo, segnatamente il nostro Lagrange, l'altra invece a Paleocapa, che è l'unico merito che ha avuto è che è stato un assessore, diciamo, in grande del Regno Subalpino, era ministro dei lavori pubblici, l'ultimo del Regno Subalpino, poi si diventò Regno d'Italia, diciamo. Quindi una linea di passaggio che ha continuato l'architettura e l'evoluzione cittadina. Assolutamente. 10 anni dopo si comincia a costruire la stazione di Porta Nuova. Questa sede arriva alla famiglia di Robiland, che ce la offre in comodato d'uso gratuito da 13 anni, dalla famiglia San Louis, possiamo vedere dalla finestra c'è il giardino di San Louis qui in piazza Carlo Felice. È parte di un isolato costruito negli anni 1830 e questi affreschi che vedete, che sono stati restaurati per l'occasione, potete vedere che diciamo, ancora adesso si vede che esistevano grandi piazze di comodità, sono state risolte, c'era poca vernice, quindi sono state risolte magistralmente dai ragazzi della scuola di restauro di Veneria Reale. Dicevamo, direttore della IUC, Giuseppe Mastruzzo, che cos'è la IUC e in che modo abbiamo avuto gli onori di incrociare le traiettorie, i destini, le intenzioni che ci hanno poi portato a diventare soci cofondatori del Circolo dell'Innovazione. Allora, l'International University College viene fondato nel 2006, alla fine del 2006, con dei notevoli garanti scientifici che sono Amartya Sen, premio Nobel per l'economia, Gustavo Zagrebelsky in città, emerito presidente della Corte Costituzionale, e ancora Guido Calabresi. Guido Calabresi, giudice federale di Corte d'Appello in America e preside emerito della Yale Law School, una delle più importanti nel mondo. Abbiamo quindi una storia recente, ci siamo occupati di un approccio innovativo alla ricerca giuridica, fatta anche in modo interdisciplinare, coinvolgendo altre diciamo, discipline come l'economia e la finanza, e soprattutto di un approccio innovativo alla didattica. Questo credo ci abbia portato nel nostro percorso ad essere naturali soci fondatori del Circolo dell'Innovazione. Se ci puoi gentilmente contestualizzare la costituzione, il percorso evolutivo della IUC, oggi un'associazione sostenuta filantropicamente da delle realtà cittadine di tutto rilievo e che credono in un progetto dal forte impatto sociale? Sì, lo IUC è stato fondato da vari attori in città, anzitutto dalla Compagnia di San Paolo, dalla Camera di Commercio, da Unione Industriale, infine da Banca Intesa. Banca Intesa è rimasta lungo tutto diciamo, l'arco di storia ad oggi di 14 anni a sostenere lo IUC. Altre grandi realtà del territorio invece si sono poi rivolte ad altre diciamo, realtà perché ci hanno sostenuto quando abbiamo cominciato. Siamo un'associazione giuridicamente riconosciuta dalla Regione Piemonte senza scopo di lucro. Da noi gli studenti non pagano, ne selezioniamo una classe piccola da 20 a 25
da tutto il mondo. Finora nella storia dello IUC gli oltre 350 studenti provengono da 70 paesi, 70 tondi, e la gran parte da paesi di quello che noi chiamiamo il sud globale. Questo è vero anche del corpo docente, che è al 90% non italiano, per quanto un po' più occidentale del, se vogliamo anche per ovvi motivi, del corpo discente. I docenti sono sia personaggi di altissimo profilo, diciamo delle pop star dell'Accademia Mondiale, che anche dei giovani di brillanti prospettive. Tra le pop star abbiamo avuto Gunther Teubner, che qui allo IUC ha vinto una cattedra Jean Monnet per 3 anni. Abbiamo Duncan Kennedy di Harvard, abbiamo Dan Berkeley e Tala Sayed, abbiamo il nostro Mattei, che è professore sia all'Università di Torino che all'Università di California Hastings, e poi altri che vengono da New Delhi, ad esempio Ali Singh, da Belgrado, in questo caso uno degli ultimi pupilli di Derrida, che si chiama Petar Bojanic. Siamo quindi una comunità accademica che si rinnova ogni anno per quanto riguarda gli studenti e che mantiene invece un contatto costante per quanto riguarda i docenti. Molti di loro, Josef Aleri da Sydney, Jan Toporowski dalla SOAS di Londra, sono qui sin dagli inizi, hanno insegnato qui per oltre 10 anni. Il ricordo dei soci fondatori di spicco e di rilievo per il tessuto culturale cittadino, se ha senso citarne alcuni, ricordavo l'avvocato Franzo Grande Stevens. Franzo Grande Stevens è stato il nostro primo presidente ed era in quel momento anche presidente della Compagnia di San Paolo. È stato poi sostituito alla guida da Stefano Rodotà, il compianto Stefano Rodotà, che è stato con noi sino a quando non ci ha lasciato 2 anni fa. Oggi il presidente è Edoardo Reviglio, peraltro figlio di Franco Reviglio, già ministro delle finanze, presidente dell'ENI. Abbiamo quindi, diciamo, vari personaggi della tradizionale nuova intelligenza torinese che ci hanno sostenuto con la loro presenza. Non potevamo, d'altronde, come circolo dell'innovazione, cercare di aggregare realtà più diverse e anche, diciamo, riscoprirle in un certo qual modo, e quindi abbiamo messo insieme, abbiamo coniugato 2 eccellenze internazionali cittadine, che sono il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino e appunto la IUP, International University College. Questo perché crediamo che dalle diversità e da, come dire, dalla serendipità dell'incontro tra soggetti diversi, da un confronto costruttivo e dal spirito costruttivo di generare gratitudine, non possa che succedere qualcosa di bello, aprire orizzonti ricchi di possibilità e magari, perché no, dare uno slancio di futuro a una città che ha un fortissimo radicamento storico legato all'innovazione e alle innovazioni sociali. Sì, per concludere parli di serendipità e noi ce ne siamo occupati, in particolare riguardo alla algoritmizzazione recente delle ricerche e dei movimenti che fai quando fai surfing su internet. Ci occupiamo di innovazione, ci occupiamo anche delle problematiche nuove che l'innovazione crea. Una di queste è evidentemente il controllo che si può avere sui dati che noi creiamo, il fatto che da semplici utenti siamo diventati anche noi una sorgente di reddito per chi diciamo sa come ci muoviamo. E una delle cose che difendiamo è quella della serendipità, il fatto nella ricerca, anche su internet, nella ricerca scientifica, di uscire per prendere fragole e ritrovarsi invece con more nel cestino. Questo è sempre meno possibile, per appunto dovuto all'algoritmizzazione. Noi abbiamo studiato quali sono gli aspetti e i pericoli di questo nuovo fronte della ricerca.
Economics and Finance, è un master internazionale a cui partecipano ragazzi da tutto il mondo, li selezioniamo, i ragazzi non pagano, e a quelli che arrivano dai paesi, diciamo, del sud globale offriamo anche un living grant. Tutti i ragazzi sono stati trattati così, ne abbiamo avuti finora 379 da 76 diversi paesi. Mamma mia. Qua c'è l'ufficio del direttore. È un master gratuito di Comparative Law, Economics and Finance. Insegnano docenti di altissimo profilo internazionale che arrivano da anche più degli studenti, in realtà, perché ne usiamo una trentina, ognuno lavora già in altre istituzioni, mentre selezioniamo circa 25 studenti l'anno alla loro istituzione. Ecco la terza delle nostre aule. Le irrigazioni sono più diciamo rapidi che per una grande istituzione, quindi facciamo affidamento sulle biblioteche offerte dall'Università di Torino per le grandi collezioni, e poi quando serve qualcosa di immediato lo prendiamo. Comunque una piccola biblioteca sono 3.000 volumi. Poi per il resto l'accesso a tutti questi grandi contenitori, perché adesso il lavoro si fa soprattutto online, non su carta, quindi Westlaw, LexisNexis, questi grandi contenitori di articoli, di saggi, di volumi elettronici, li facciamo tramite l'Università di Torino, perché sono abbonamenti. Torino merita di mantenere il ruolo che per lungo tempo ha avuto in Italia e oltre l'Italia nell'innovazione. Questa città è stata innovativa anche in altri campi, ad esempio in quello dell'arte, con un grandissimo fatto di portata internazionale come l'arte povera, ancora nel secolo scorso, e penso che abbia ancora tutte le risorse per tornare a imporre nuovi inaspettati fatti innovativi in campi diversi. Però guardate che l'aprirsi all'inaspettato è la natura stessa dell'innovazione. L'innovazione non è mai così ovvia. Vogliamo finire il video con uno spunto legato alla serendipità. Come potremmo chiuderlo? Potremmo chiuderlo con un cigno, forse. Il cigno nero è importante anche in positivo, perché rompe con l'ovvietà e ci permette di fare dei salti. Se vogliamo, il cigno nero si ripresenta ciclicamente nella storia della scienza, quando da un paradigma si salta ad un altro, quando le anomalie di un paradigma in cui crediamo, perché è una questione anche di fede credere nei paradigmi scientifici, le anomalie sono troppe, e allora ecco che ne concepiamo un altro. E così, ce lo dice anche Kuhn, non sono io a vendervi questa storia. Adesso è passato dal citare il libro di Nassim Taleb, Il cigno nero, a citare La struttura delle rivoluzioni scientifiche, che sono due libri fondamentali e per noi fondativi del nostro think tank, tra l'altro. Bene, con questo invito alla lettura vi salutiamo.